Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del TG Wild. Romano La Russa, fratello del già noto ministro, ai microfoni di Radio 24 sostiene che i gay sono malati ma possono essere curati. Purtroppo per lui, per gli ignoranti, non c'è nulla da fare. Guai nel PD. Errani, Emiliano, Lusi, Conti, Penati, Pisapia, tutti con delle belle gatte da pelare. Che il partito abbia preso esempio dal PDL per raccogliere qualche voto dei disonesti? Microsoft invia un'email a tutti i suoi dipendenti in cui vieta di acquistare prodotti Apple. 45 minuti per aprire l'allegato, risultato poi un Trojan. In approvazione la riforma del lavoro. La domanda che aleggia nell'aria però è: ma sto lavoro? Che è? All'alba della sentenza di Cassazione, Silvio Berlusconi acquista la casa sul lago di Como di Marcello Dell'Utri, quando si dice il silenzio è d'oro. Polemica per una foto con Diliberto accanto ad una signora che indossa una maglietta con scritto La Fornero al cimitero. La signora che indossava appunto la maglietta però ora si dispera, piange e manda email di scusa alla ministra. Ecco, è nato pure ora sta cazzo di moda delle lacrime da coccodrillo. Napolitano annuncia: nel 2013 non mi ricandido. L'abbiamo già sentita questa, eh? Ha riscosso molto successo la foto di un israeliano e un'iraniana che si baciano mostrando i rispettivi passaporti. Cosa fa fare la gnocca a noi uomini, eh? Scarcerato per intolleranza alimentare alle fave, il mafioso Aiello condannato a 15 anni di reclusione. Berlusconi ha così commentato: ci voleva così poco. Viaggio nel Messico per il Papa. Il marxismo non risponde più alla realtà, disse colui che vuole nascondere una cornificazione con l'Immacolata Concezione. Il vaffanculo del giorno. Vaffanculo. Il vaffanculo del giorno è molto particolare e va a quattro minorenni frequentanti una scuola media di Manfredonia e che hanno minacciato in maniera continua il loro insegnante di educazione tecnica, un disabile di 43 anni, per farsi consegnare periodicamente del danaro e per essere scarrozzati in giro per Manfredonia con la sua auto. P.S. Anche ai loro genitori un fanculino, eh? La main question. Cosa farà Napolitano dopo la fine del suo mandato? Rispondi con un commento o una video risposta qua sotto. Il vincitore della settimana scorsa è Gravida Production, che ha risposto così: Bin Laden aveva scritto sul diario pure i compiti d'inglese e la verifica di mate. Molto, molto bravo. Grazie per aver seguito. Mi raccomando, se vorreste ogni tanto anche condividere questo cazzo di video, non è che proprio mi farebbe dispiacere. Alla prossima settimana, una nuova puntata del TG Wild. Ciao.